Ciao ragazzi, purtroppo oggi è una giornataccia perché Vanessa si è svegliata con la febbre molto alta, quindi abbiamo passato una bruttissima mattinata, ha vomitato tutta la mattina e adesso sembra che stia un po' meglio. Ve la faccio salutare un attimino e poi andiamo a vedere che cosa sta facendo Anastasia. Amore, come stai? Meglio. Come stai? Meglio un Stai po'. un po' meglio rispetto a stamattina, però sei stata molto male oggi, vero? Hai vomitato tutta la mattina, ti sei svegliata alle 5 e mezza che avevi i brividi di freddo e da lì in poi il delirio. Adesso riposati ancora un pochino, anzi stiamo cercando di scaricare Prime così da poter guardare un film, visto che sembra che tu stia leggermente meglio. Va bene, ci vediamo poi più tardi. Ok, amore? Ciao amore, Ciao. cosa stai facendo tu invece? Sì, ma cosa hai fatto adesso? Stavo Stai aiutando papà a fare che cosa? A tagliare un pino, a potarlo, vero? Hai finito? Vuoi venire sul letto con noi? Oggi purtroppo è una giornata un po' noiosa, vero? Perché non siamo riusciti ad uscire, neanche andare al mare. Domani staremo ancora a casa. Ritirare i miei vestiti. Vai a ritirare i tuoi vestiti. Sì. Ma non volevi venire di là con noi? Arrivo. Va bene. Hai trovato le Barbie Ma non è finalmente. quella normale, È un altro, che bello. guardate, è incinta. Ah, è incinta? E c'è il bimbo dentro? Sì. Finalmente, Anastasia, era 3 giorni che le cercavi, eh? Sì, Fammi vedere. guardate. Ah, c'è un bebè, che E qui c'è la bello. pancia. Eh sì, devi mettergli il pancione, però poi non gli Tagliamo. sta il vestito, vero? No, Infatti. però ve lo faccio vedere. Solo con questo qui gli può stare. Con un abito bellissimo da sera. Sì, Senti, guardate. vediamo. Com'è bella questa mammina. Sì, la tocco. Ecco, ha partorito. Fantastico, in tempo zero. Più tardi chiediamo a Vanessa se vuole mangiare qualcosina, Sì, amore. Ci pensi tu? Alla tua sorellina? guarda, ci sono le chiavi. Le chiavi. Sì, per aprire la macchina, che non c'è. Ah, ecco. E come mai non c'è la macchina se ci sono le Dobbiamo chiavi? comprarla, la compriamo, Eh così sì. magari ce l'abbiamo. E facciamo Posso partire. fare brum brum. Va Sì. bene. Se la troviamo poi la compriamo in questi giorni. Adesso non Sì, possiamo va uscire. bene. Ok? Sì. Vanessa si è addormentata. Si sta svegliando. Ciao amore. Come stai? Come stai? Dormita. Dormita un pochino. Amore, da stamattina che Stamattina dorme. che E beh, poverina. dormi? Ti vuoi alzare un pochino? Magari più Dai. tardi, magari più tardi. Amore. Madonna mia, dolce. Mentre Anastasia ha giocato con le Barbie, non ha ritirato niente e adesso si sta guardando un bel film. Amore, hai fatto bene a guardarti un bel film. Hai fatto bene a giocare, amore. Dopo ritiriamo insieme, va bene? Che tutto il giorno che sei a casa ti stai annoiando. Senti, adesso mi asciugo i capelli, poi prepariamo un buon aperitivo? Un bel tagliere col salame, il formaggio, mi aiuti? E poi chiediamo anche a Vanessina se vuol mangiare e bere qualcosina. Vuoi l'acqua fresca, amore? Te la porto subito. Hai fame? Frutta? Carotine? Niente? Va bene. Sono pronte le tue patatine per l'aperitivo. Vieni! Dai, scendi. Ok, io te le do, però tu scendi perché ho paura che ti cadono. Attenzione perché sono calde. Vieni fuori a fare l'aperitivo? Vediamo Vanessina. Silenzio, lasciala stare. Amore. No, no, via, Ani. No, lasciala stare. Vanno a dormire. Sono calde? Se vuoi l'acqua? O vuoi un'aranciata? Va bene. One hour later. Hai pettinato la bambola? Amore, oggi sei stata veramente brava, eh? Sei stata tutto il giorno da sola senza Vanessa. Vanessa è tutto il giorno che dorme, Ma è poverina. qui sempre sul letto. Tutto il giorno che dorme Sì, perché non è sta. tutto il giorno sul Eh sì, letto. perché non sta bene, ha la Io febbre. sono Speriamo che qui ho domani. un divano letto, non è che sono un letto, un divano letto. Certo. Guardate, mi piace carinissima. È stupenda, amore. Mi ha lavato i capelli, poi. Sentiamo. Mamma mia, ma sei bravissima! Ma gliel'hai pettinati o gliel'hai anche lavati?
glieli hai solo pettinati. Senti, amore. Sì. Guarda, speriamo che domani Vanessa stia meglio, così che magari... Poi ho fatto qui la mia fascia e è stata... Ah, la tua fascia gli hai fatto il top. Ani, tu da grande farai la stilista. Io sono sicura che tu da grande farai la stilista. E sai chi è la stilista? È quella persona, quel professionista che realizza, disegna i vestiti e li realizza. Lo sai? Mm. Ma gli lavo anche i capelli? A chi? Però, disegna i vestiti, gli abiti. Allora, guarda che tu devi ancora disfare la valigia, eh? Lo sai? Devi ancora disfare la valigia, perché fino adesso abbiamo utilizzato quelli di giugno che avevamo lasciato qua. Magari più tardi la disfiamo, altrimenti domani mattina, va bene? Adesso vado a bere il caffè con papà, vado a vedere come sta Vane, e poi ci diamo il saluto per la buonanotte e ci vediamo poi domani mattina, ok? Sì, mi piace. Vediamo? Anzi, magari dopo giochiamo un po' a bocce. Sì, insieme a papà, Vanessa non perché... No, Vanessa non si riesce ad alzare dal letto, no, poverina. Guardate. Bellissima. E come si chiama questa bimba? Chiara. È Chiara. Mi ricordate? Sì, è Chiara, non sì. Guardate, la così magari non vi ricordate come si chiama, scrivete nei commenti. È vero, il video della partenza, vero? Sì. Di qualche giorno fa. Ragazzi, andiamo a spiare Vanessa e vediamo se sta dormendo. Vieni anche tu. Sì, guardate. Vieni, vieni amore, vieni. Andiamo, andiamo. Sì, ascoltami. Ani, non la devi svegliare, andiamo solo a vedere se dorme. Fermati qua, vediamo. Dorme. Ok, vieni. Niente, Vanessa è proprio distrutta oggi. Grazie, il mio braccialetto. Bellissimo, questo l'abbiamo acquistato ieri sera. È andato tutto così bene ieri sera, poi chissà cosa è successo. Secondo me ha preso freddo sulla nave comunque. Ma ragazzi, in realtà ci sembrano vere. È vero, amore, sembrano vere. Poi è carinissima. Cosa gli hai messo? Il burro cacao in faccia? No, adesso è quella lì che si mette negli occhi. L'ombretto? Sì. Cosa facciamo, amore? Guardate, qui ci sono i jolly. Giochiamo a ruba mazzetto? Sì, vai. Vediamo un po' che carte ci sono per te. Tocca a me? Sì. 2-8, un asso, un altro 8, 3-8. Vanessa si è svegliata, è sempre molto calda, però parla, quindi sta un pochino meglio. Io quando appoggio il gomito mi fa male. Non so perché? Ah, perché oggi sei caduta dalla sedia, ti ricordi? Stavo pensando che era una sedia. Eri sullo sgabello, credevi che fosse la sedia, ti sei rilassata per appoggiare la schiena, ma lo schienale non c'era, sei volata per terra, amore. Vero? Okay. Dai, giochiamo. Non ridete voi. No, no, non ridiamo. Hai vinto la carta? No, no. Ok, vai, metti la carta. Ragazzi, mi sta stracciando. Guardate quante carte che ha lei e io manco una. È una cosa... C'è un numero dopo... Infallibile. Prima dei 4. Prima dei 4 non so. Prima? Il 3. No, prima dei 4. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. 2 hours later. Ragazzi, stiamo andando a dormire. Vanessa ha ancora la febbre a 38,5. Poverina, è distrutta. Speriamo che domani vada meglio. Adesso la facciamo dormire. Andiamo a vedere Anastasia cosa fa. E diamo la buonanotte a tutti, Ani. Allora, adesso noi andiamo a dormire, amore, e poi vediamo domani mattina come sta Vanessa, ok? Sì, no. Buonanotte amore, ci vediamo domani mattina e speriamo che Vanessa stia un pochino meglio. Ciao ciao. The next day. Buongiorno ragazzi, purtroppo anche stamattina Vanessa la febbre ancora 38,5 e non niente, non riusciamo a guarire. Abbiamo preso il Nurofen e speriamo che con il Nurofen scenda, amore, poverina. Mannaggia, hai preso una bella botta di aria fredda probabilmente. Abbiamo fatto un po' di colazione, vero? Un pochino di lattino. Però veramente sta male. Ti gira la testa, amore? E oltretutto continui a vomitare anche questa cosa. E vabbè. Ani, tu invece tra poco dove vai con papà? Dal dottore. Vai dal dottore per far vedere l'orecchio, vero? Perché noi siamo partiti da Novara che ti spurgava l'orecchio. Quindi adesso abbiamo prenotato un appuntamento con l'otorino. Giusto per non farci mancare niente questa vacanza, Questa vacanza è disastrosa. Però, ai mari invece è
Sì, era pulito. Quando siamo andati al mare 2 giorni fa, sembrava che tu fossi guarita. Ieri al mare non ci siamo andati perché Vanessa ha la febbre e oggi sei ancora, insomma, messa magari così. Oggi con papà vado. Al mare? Magari se il papà ti vuole portare vai a fare un giretto, eh? Va bene? Sì, ciao! Dai, ci vediamo dopo. Ciao. Amore, stai andando dal dottore? Sì. Poi dove vai? Al mare? Però prima pranzi. Sì. Cosa vuoi per pranzo? Boh. Vuoi la pasta col sugo? Boh. O la vuoi in bianco? Pasta al sugo, però non come quelli di... Quelli ci sono, amore, li hai voluti tu. I gnocchetti. Vuoi un altro tipo di pasta? Sì. Ah, va bene. C'è. Sono le pennette, ok? Sì. Cosa devi dire al dottore? Te lo ricordi? Sì. Che quando metti i tuoni io sento tipo... Senti un fruscio nell'orecchio. Un po' come quando mettiamo i tuoni la sera per dormire. Sì. Però poi secondo me non lo sentivo più. E poi hai avuto tanto male dentro l'orecchio? Poi domani mattina quando mi sono svegliata, come ha detto il cotone, era tutto arancione. È vero. Poi invece siamo andati al mare e sembra che la situazione era migliorata, sì, giusto? Era bianco, l'abbiamo buttato via sabbia. Va bene, dai, adesso vai con papà dal dottore. Io l'ho ricoperto di sabbia, non so più dove. E ci vediamo dopo, ok? Ciao. Ciao. Ok ragazzi, Vanessa si è addormentata e Anastasia è andata col papà a fare la visita dall'otorino perché ha avuto un problema a un orecchio. E niente, quindi questi sono gli ultimi aggiornamenti per adesso. Speriamo che Vanessa si riprenda presto perché abbiamo tantissime cose da fare. Ci vediamo dopo e scrivete nei commenti un pensierino per Vanessa così poi glieli farò leggere. Grazie, ciao, a dopo. Oh, sei tornata, Ani? Sì. Anastasia è andata dal dottore, gli ha dato la cura. Vanessa si è ripresa, almeno per adesso sembra che stia meglio, vero amore? Ani, sei contenta che Vanessa sta bene? Era ora, amore. Ti senti meglio? Vuoi salutare? Ciao. Perché io ho raccontato a tutti che insomma non sei stata tanto bene ed è da ieri che giro questo video. E stiamo aspettando tutti con ansia che tu ti riprenda, ok? Cerca di riprenderti presto. E invece tu sei andata dal dottore, dall'otorino. Cosa ti ha detto? Che hai un'infezione nell'orecchio. Che cos'è? Ha un'infezione nell'orecchio. Che cos'è? No, lei... E niente, gli ha dato l'antibiotico, delle goccine da mettere nell'orecchio. Come immaginavo. Ma sai perché vengono queste infezioni? Perché quando si fa il bagno in piscina, magari nei casi, nelle persone un pochino più soggette, se ti rimane dell'acqua nell'orecchio, l'acqua che rimane si deposita e forma germi e batteri e creano un'infezione, ok? Va bene, tra poco pranziamo noi. Tu non hai fame? Vuoi mangiare qualcosina, Vane? Le unghie. Cos'è questa pasta? Aspetta. Ti sei messa le unghie lunghe. Mamma, questa pasta la voglio mangiare. Sì, sono i paccheri con il pesce. Ecco, quella mi piace un sacco. Te la posso dare un pochino? Sì, però mangio qui. Perché non riesce a venire fuori. Ma come? Magari sì. Prima mi ha detto che ha camminato. Ha camminato, dal bagno fino a qui ha camminato lei. Sì. Proviamo magari ad andare fuori, poi vediamo. Se non riesci la mangi qua. Allora la metto anche per te. Ci sono anche i gamberetti che ti piacciono, va bene? E quella pasta lì. Quella grossa. È buona. Sì, amore, sì. Later. Anastasia, sei tornata dal mare? Sì. Com'è andata? Bene? Bene. Invece Vanessa come sta? Male. Malissimo. Porca miseria. Ancora febbre a 39. Abbiamo chiamato un medico che sta arrivando a casa e sento una macchina. No, non è lui. O forse sì? No, non è lui. Niente, pensavo fosse arrivato il medico. Quindi abbiamo dovuto chiamare un pediatra a domicilio e sta per arrivare. E niente ragazzi, come vi ho già anticipato, pensavo che Vanessa si stesse riprendendo. E invece oggi purtroppo ho avuto ancora la febbre a 39,5, no 39,2, e quindi ho chiamato un medico che sta per arrivare, così la visita a domicilio, perché non riesce nemmeno ad alzarsi in piedi per andare in bagno. Vi faremo sapere più tardi come starà Vanessa. Ciao, e ve la faremo salutare. Ciao. Ci vediamo dopo. Ciao. Lei è andata al mare con il papà nel frattempo e noi chiuse in casa, ma meno male che abbiamo questa bella casa all'aperto, riusciamo a respirare un po' d'aria fresca. Ci sentiamo dopo. Guardate questa patatina. Come si chiamano? Lo sai? Lo sai come si chiamano? Sono i fiocchi di Carasau, fritti, sono buonissimi. Guardate, adesso non ce l'ho più, ma ne ce l'ho più tre.
perché la sedia posso cadere. 3, 2, 1 e via. Wow, non si è visto per niente. Ma perché lo devi far cadere per terra? Oca Giuliva. C'erano le onde? No. Sì, un pochino? No, alte. No, alte. Il mare era non era mosso. Guardate. Guardate. Queste tre patatine non ci saranno più, ma ci saranno. Se ti cadono mi arrabbio. Una patatina. A me? Che sono le patatine più buone del mondo. Il pane carasau, tu sai che cos'è? È un pane tipico sardo. Sai quello croccante, sottile, sottile, che sembra una sfoglia? Va bene, la vuoi... Questo però è fritto ed è buonissimo. Patatina. Tieni tutte le patatine. Grazie. Prego. Guarda cosa mi ha dato. Una, non si vede neanche. Una briciola. Ah. Vabbè, ci vediamo dopo, ragazzi. Ciao. Ciao. 8:01 p.m. Allora, amore, è arrivato il dottore, vero? E cosa ti ha detto? Ti ha detto che stai bene, che hai solo la febbre, non hai nient'altro, la gola va bene, i polmoni anche, devi solo riuscire a mangiare un pochino e domani sarai sicuramente meglio, ok? Ani, noi dobbiamo andare ancora a disfare la valigia, ok? Adesso te la tiro fuori e vai a ritirare i tuoi vestiti, va bene? Sì. Ani, dai, apri la valigia che dobbiamo ancora disfarla. Ok, mettiamo il pigiamino e andiamo a dormire, perché sono molto, molto, molto stanca. Ok. Ah, sono qui le cose. Ma no, ma erano qua le tue cose, eh? Erano qui. Non c'è più niente. Ma non ci sono i tuoi vestiti. Dove sono? Ma li hai già ritirati? No. Andiamo a chiedere a Vane se li ha ritirati lei. Vane, abbiamo aperto la valigia perché volevamo mettere in ordine i vestiti di Anastasia, che non l'avevamo ancora fatto, ma non li abbiamo trovati. Tu li hai ritirati tu per caso? No. No? Adesso magari hai la febbre, non ti ricordi bene. Sei sicura? Sicura? Sicurissima. Dai. E perché? Come mai allora non ci sono? Sai qualcosa? Avevamo fatto la valigia, te lo ricordi? Avevamo fatto anche il video. Ok, aspetta, volevo fare uno scherzo di Anastasia quando eravamo a Novara e poi mi sono dimenticata di rimetterli dentro. E cioè, cosa hai fatto quindi? Li avevi tolti dalla valigia? Sì. Oh no, Ani. Ma magari non è vero, sono uno scherzo, andiamo a vedere. No, ti voleva fare lo scherzo. Ma magari... Ti ha tolto i vestiti dalla valigia. Magari l'ha fatto un altro, me l'ha messo. No, beh, non è vero. Adesso non penso che mi stai prendendo in giro, giusto? Li hai lasciati a Novara, dove li avevi messi? Nell'armadio di Daniel. Nell'armadio di Daniel, ecco, benissimo. Ani, senti, ascoltami, lo so, sei arrabbiata, hai ragione, però ascoltami un attimo, la perdoniamo perché è malata. Va bene. Al massimo ti fai prestare qualche suo vestito, ma comunque tu li avevi già qua, li avevamo lasciati la volta scorsa. Tipo queste due cose. Vabbè, la perdoniamo quindi? Sì, la scusa. Vai a darle un bacino che è malata, però... Brava, amore. Però mi sembra che tu ti stia riprendendo. Mi sembra che tu ti stia riprendendo, vero? Non le schiacciare la pancia. Senti, mi sbaglio o tu ti stai riprendendo un pochino? Mi sembra di vederti un po' meglio. Forse l'effetto del dottore ha fatto bene. Dai, adesso ti lascio stare, bambine. Questo video di due giorni finisce qua. Domani speriamo che Vanessa stia meglio e che riusciamo a fare un video diverso, ok? Con anche Vanessina in forma. E oggi salutiamo Moreno. Ciao Moreno. Ciao. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. Ciao. Ci rivediamo al prossimo video check.